Da strani fenomeni naturali a eventi paranormali. Ecco i 13 momenti più strani a cui non credereste mai se non fossero stati ripresi dalle telecamere. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per capire di cosa stiamo parlando. Numero 13. Trombe d'acqua. Guardate cosa ha ripreso una telecamera in Norvegia. È uno degli spettacoli più belli che possiate mai vedere. Non si tratta di una sola, ma di una serie di enormi trombe d'acqua e ognuna di esse è a dir poco affascinante. La visione di una di queste non è poi così insolita, ma ciò che è insolito è vederne diverse apparire contemporaneamente sul mare vicino alla terraferma. Questo raro fenomeno è stato filmato al largo della costa norvegese meridionale, vicino ad Arendal, nel giugno 2014. Numero 12. Razze salterine. Una famiglia stava attraversando il Mar di Cortés quando ha avvistato qualcosa di straordinario in acqua. Guardate questo affascinante spettacolo che sta lasciando tutti a bocca aperta. Si tratta di decine di razze che saltano fuori dall'acqua per circa 2,5 metri, sbattendo le ali, come se stessero facendo una lezione di ginnastica o qualcosa del genere. La famiglia ha ripreso questo insolito avvistamento con il proprio cellulare, lo ha messo su YouTube e non è passato molto tempo prima che la BBC lo notasse. Gli scienziati sanno che queste razze, chiamate anche mobule, saltano, ma il perché lo facciano è ancora oggi un mistero. Numero 11. Diavolo di sabbia. Un insegnante del Kerala ha assistito a qualcosa di straordinario in un parco giochi e non ha saputo fare a meno di tirare fuori il suo cellulare per riprenderlo. Il video è diventato immediatamente virale. Mostra infatti un fenomeno chiamato Dust Devil, ovvero Diavolo di sabbia. Che bel modo di chiamare un fenomeno, eh? Guardate come si alza verso l'alto. Sembra un portale o qualcosa di simile. Questo particolare fenomeno meteorologico è durato solo 3 minuti. Quindi è una fortuna che l'insegnante l'abbia ripreso in tempo. Se vi state chiedendo come si forma, sappiate che si verifica quando una sacca d'aria calda vicino alla superficie sale rapidamente attraverso l'aria più fredda che la sovrasta, formando una corrente ascensionale, proprio come quella che si vede nel video. Numero 10. Meteore nello Utah. Immaginate di sentire un boato all'improvviso, uscire e dare un'occhiata e vedere una striscia di luce che attraversa il cielo. Sicuramente pensereste che l'apocalisse si avvicina. È esattamente quello che hanno provato i residenti dello Utah quando hanno visto quello che sembrava essere un meteorite nel cielo. Purtroppo il video non rende giustizia a questo spettacolo. La donna che ha ripreso il fenomeno dice che è stata un'esperienza terrificante per chiunque l'abbia vista, ma rimane ancora oggi un mistero. Il meteorite è atterrato o si è dissolto prima dell'impatto? Questo non lo sapremo mai. Numero 9. Tsunami di ghiaccio. No, non si tratta di neve che attraversa le case delle persone, ma di qualcosa di molto più terrificante. È un'ondata di ghiaccio simile a uno tsunami, chiamata criosollevamento, che è stata spinta a riva dai forti venti. Le conseguenze sono state a dir poco terrificanti. Immaginate di vedere una cosa del genere attraversare la vostra casa. In situazioni come queste non si può fare nulla, se non tirare fuori il cellulare e riprendere il tutto. Come se non bastasse questa ondata di ghiaccio, ha prodotto un suono profondamente inquietante, simile alla frantumazione di un vetro. Un'esperienza che nessuno vorrebbe mai provare. Numero 8. Diavolo di fuoco. Abbiamo parlato di un diavolo di sabbia, ora preparatevi a qualcosa di ancor più folle. Un diavolo di fuoco. Ecco uno spettacolo infernale, affascinante e terrificante allo stesso tempo. Questo incredibile filmato è stato girato ad Arganil, in Portogallo, il 7 ottobre 2017. Anche se questo non è così alto come quello di sabbia, è comunque piuttosto impressionante. Come potrebbe non esserlo quando c'è di mezzo il fuoco? In ogni caso, questo raro fenomeno si verifica quando le fiamme vengono intrappolate in mezzo alla polvere e al vento. Numero 7. Spettro rosso. Guardate cosa è stato ripreso in Giappone, uno spettacolo piuttosto raro a cui nessuno crederebbe se non fosse stato ripreso con le telecamere. Si tratta di rare esplosioni elettromagnetiche, chiamate anche sprite, che si formano sopra i temporali. Sono stati ripresi dalla televisione giapponese NHK a 10.000 fotogrammi al secondo. Non è stata la prima volta che questo fenomeno sfuggente è stato registrato, dato che anche la Stazione Spaziale Internazionale lo ha rilevato sopra il sud-est asiatico nell'aprile 2012. Numero 6. Ombra spettrale. Un addetto alla sorveglianza notturna sentiva dei rumori provenienti da uno spogliatoio e decise di indagare e di filmare il tutto per mostrare alla gente che era tutto reale.
Il ragazzo è terrorizzato e lo si sente anche dalla sua voce. Scendendo le scale ha notato la porta di un camerino che si apriva e si chiudeva sbattendo. Ha comunque deciso di entrare per vedere di cosa si trattava. Che uomo coraggioso! Una volta entrato non ha visto nulla, almeno fino all'inizio. Ma poi la fotocamera del suo telefono ha ripreso qualcosa di terrificante. Si trattava di un'ombra che passava lungo le panchine e attraversava l'inquadratura del video da sinistra a destra, prima di scomparire attraverso il muro. Meno male che il ragazzo ha ripreso tutto, altrimenti nessuno gli avrebbe creduto. Numero 5. Cielo a pecorelle. Dopo il video spaventoso che abbiamo appena visto, vi facciamo vedere invece qualcosa di bello. Avete mai visto qualcosa di più suggestivo? È come un paese di fiabe. Si chiama cielo a pecorelle e questo fenomeno è stato ripreso da una telecamera nella contea di Kunjiang, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina. Vederlo al rallentatore è ancora più affascinante, come se venissimo trasportati in un'altra dimensione. Se ve lo state chiedendo, questo è un fenomeno meteorologico in cui le nuvole appaiono a forma di lana di pecorelle e di solito è un segno di cambiamento climatico. Numero 4. Demone in cameretta. Tornando al paranormale. Come se la vista terrificante di una figura oscura in uno spogliatoio non fosse abbastanza, vi presentiamo una scena terrificante che è stata ripresa da una telecamera. Una nonna ha installato una telecamera con sensore di movimento nella cameretta della nipote e quello che si vede vi farà venire la pelle d'oca. È sicuramente qualcosa che nessuno vorrebbe vedere, soprattutto vicino al letto di un bambino. Si tratta di una sagoma che sembra una specie di demone, con corna sulla testa e lunghi artigli. La vista è già orribile, ma lo diventa ancora di più quando si scopre il motivo per cui la nonna ha installato la telecamera. Ha infatti sentito la nipote parlare con qualcosa di invisibile nel cuore della notte. Questo è il genere di cose che sogniamo quando abbiamo gli incubi. Numero 3. Fuoco sull'acqua. Ci vorrà un po' prima che vi riprendiate da quell'immagine demoniaca agghiacciante di prima, ma forse questo spettacolo vi aiuterà. Si tratta di un fuoco che brucia sopra l'acqua, impossibile da spegnere. Questo strano evento si è verificato a Shanghai mentre alcuni operai scavavano un pozzo. Quando la trivella ha raggiunto circa 60 metri di profondità, l'acqua ha iniziato a gorgogliare in superficie. Poi è successa una cosa incredibile. L'acqua è stata in qualche modo incendiata da un operaio che stava accendendo una sigaretta in quel preciso momento. Non riuscendo a spegnere l'incendio, alcuni esperti si sono precipitati sul posto per capire di cosa si trattasse. Uno di loro, Zheng Banglong, ritiene che l'incendio sia stato provocato da gas naturali rilasciati a causa delle trivellazioni. Fortunatamente non c'era rischio di esplosione perché la quantità di gas era troppo bassa. In ogni caso si è trattato di un fenomeno affascinante a cui non avreste creduto se non fosse stato ripreso dalla telecamera. Numero 2. UFO. Non possiamo parlare di strani eventi ripresi dalle telecamere senza menzionare almeno un UFO, quindi eccolo qui. Se vogliamo essere precisi, viene chiamato fenomeno aereo non identificato, UAP, il che lo rende ancora più strano. Si vede un oggetto a forma di piramide che vola nel cielo e il filmato è stato ripreso da un membro della Marina Militare e nell'ambito di un esame in corso sugli UAP. A quanto pare, nel 2020 il Pentagono ha formato una task force per migliorare la comprensione degli UAP. Forse, presto, avremo delle risposte. Numero 1. Pioggia di pesci. La nostra immagine di anteprima di oggi è molto strana. Mostra centinaia di pesci che cadono dal cielo sulle strade. Alcune persone li raccolgono addirittura da terra. Sul serio, che cosa significa? Scopriamolo. Per quanto possa sembrare strano, questo fenomeno non si verifica una volta ogni mille anni. In realtà si verifica fino a 4 volte all'anno in Honduras. Il nome appropriato è lluvia de peces, o pioggia di pesci. In ogni caso, la pioggia di pesci si verifica solo in condizioni specifiche. Un'acquazzone torrenziale, tuoni e fulmini, condizioni così intense che nessuno osa uscire. Una volta che tutto si calma, la gente prende i secchi e va a raccogliere i pesci, come le persone nella nostra immagine di anteprima. Nessuno capisce perché continui ad accadere, ma una possibile spiegazione è che i pesci vengono trascinati dalle trombe d'aria o dalle correnti che si verificano sulla superficie della Terra. Quale video preferite di più? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.